Il palazzetto dello sport di Pesaro è tornato a rivivere, riqualificato col nome di Auditorium Scavolini, inaugurato la sera del 29 febbraio nel giorno del compleanno di Rossini. A tagliare il nastro l'imprenditore Walter Scavolini, in presenza del sindaco di Pesaro, numerose autorità politiche e un pubblico in estasi. Dopo la benedizione dell'arcivescovo Salvucci, ad aprire le danze il poeta Gianni D'Elia, numerosi gli interventi sul palco dell'amministrazione comunale di Pesaro e poi il messaggio di saluto del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, una valanga di applausi per Scavolini e altrettanta partecipazione in seguito all'intensa e coinvolgente esibizione del baritono Paolo Bordogna tra le voci più importanti della storia recente del Rossini Opera Festival, accompagnato dal pianista Alexei Yakimov. A conclusione lo spettacolo multimediale realizzato dallo studio Stark. Per oggi e per domani il fiore all'occhiello per Pesaro, che Pesaro farà sicuramente un beneficio, è un ambiente che ha una capienza penso giusta per fare tanti eventi che in Italia ce ne sono pochi. Tanti pesaresi hanno vissuto davvero delle emozioni straordinarie intorno alla Scavolini Basket, alla Scavolini Volley, ai primi concerti, ai primi eventi sportivi, ed è per questo che abbiamo deciso di riqualificarlo e non abbatterlo, perché i luoghi delle emozioni nelle città valgono ancora di più. E in questo caso siamo riusciti a restituire una struttura, pur essendo diciamo ristrutturata ma moderna, tecnologica, per noi strategica, perché la struttura media che mancava tra i teatri e il Vitrifrigo Arena, con questa struttura saremo ancora più competitivi per attrarre più spettacoli, più manifestazioni sportive tra i 1000 e le 2000 persone, tante convention vicinissime agli hotel e quindi con un valore aggiunto dal punto di vista economico straordinario. Siamo molto contenti, ovviamente. Siamo molto grati alla famiglia Scavolini non solo per quello che ha fatto per la città, ma per quello che sta continuando a fare per la capitale della cultura, in questo caso per l'Auditorium Scavolini, quindi non potevamo che intitolarlo a loro. L'Auditorium Scavolini è pronto ad accogliere eventi musicali e sportivi, ma anche convegni e cultura a 360 gradi. Primo appuntamento, oggi alle 21, il primo cittadino conferirà la cittadinanza benemerita al due volte campione del mondo di motociclismo, Pecco Bagnaia.